Ben ritrovati, brevissimo l'editoriale di quest'oggi perché annunciamo l'approfondimento, l'intervista al consigliere comunale Claudio Giorgio che ci rappresenta quanto accaduto in consiglio comunale l'8 gennaio quando si sono riuniti per discutere la mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci. Il sindaco ha rilasciato anche altre dichiarazioni, ha continuato come sua abitudine a scrivere su Facebook alcune dichiarazioni, alcune considerazioni a proposito di quanto sta accadendo, scaturiscono anche i commenti. Ecco, mi sento in dovere di rappresentare a voi tutti un passaggio importante della relazione del coordinatore cittadino del Partito Democratico, del segretario Gianni Nettis, quando nella seduta consiliare del 27 novembre dell'anno scorso dichiarava che quanto era avvenuto tra il sindaco e il partito non corrispondeva a un confronto leale e costruttivo e che queste divergenze, le divergenze che erano state messe in risalto, non avrebbero costituito un ostacolo insormontabile, appunto, se invece vi fosse stato un confronto leale e costruttivo. E allora mi sento proprio in dovere di rappresentare ai nostri rappresentanti istituzionali, di far riflettere tutti loro in una necessità essenziale che sta alla base della democrazia e del coinvolgimento dell'elettorato che si rappresenta e quindi di tutti i cittadini. Che questo confronto leale e costruttivo deve essere tra voi istituzioni e noi cittadini. Questo significa che voi avete il dovere di informarci, avete il dovere di dirci la verità, avete il dovere di non chiudervi nelle segrete stanze del Palazzo dei Mari nel momento in cui si affronta un problema rilevante, quello che è se arriverà un commissario o meno, se il sindaco ritirerà o meno le sue dimissioni. E allora ci saremmo aspettati maggiore trasparenza da questo punto di vista e quindi un rapporto leale e costruttivo tra il palazzo e i suoi cittadini, non come era nel passato, tra il sovrano e i suoi sudditi che dovevano digerirsi solamente ed essere cibati esclusivamente da quelle informazioni che giungevano di mera propaganda, si direbbe oggi. Allora vediamo con l'ingegnere Claudio Giorgio quali sono state le sue impressioni, quali sono le sue riflessioni a proposito di questo Consiglio Comunale. Prima di lasciarvi a questo approfondimento, un breve passaggio con quanto abbiamo registrato dalla viva voce del consigliere comunale Carmela Capozzo, che fa delle dichiarazioni, ribadisce delle dichiarazioni rilevanti che poi stanno alla base di quel rapporto che deve essere leale e costruttivo tra un consigliere comunale, tra un sindaco, tra un assessore, tra un rappresentante delle istituzioni e la cittadinanza. Appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Nella fase di ballottaggio, quando mancavano, nella seconda settimana, perché tra il primo turno No, forse non mi sono spiegato io. Noi non è che abbiamo bisogno che lei ce lo ripeti la seconda volta, perché i telespettatori, ci sono sempre i due anziani, i saggi, che sono, la memoria è fortissima, ma vogliono sapere. Siete voi e lei che è andata a chiedere, stavo dicendo, è qualche altro che è venuto da lei? Sono state fatte prima delle telefonate dai lei? Due fratelli del sindaco nei miei confronti, perché io il sindaco non lo conoscevo di persona, io conoscevo quindi bene. È lei che è stata i chiamata? I fratelli, sì, Alessio. Vabbè, a noi non interessa sapere nome e cognome. Ma io non ho problemi a
a farlo, direttore, perché invito tutti a smentirmi, a venire qui a un faccia a faccia, facciamo un comizio, quello che vogliamo, io glieli cito tutti, prima le telefonate, perché chiaramente poi quelle sono scelte che non è che si fanno a cuor leggero. Consigliere, io forse non sono stato chiaro, io non voglio... Sono stata chiamata, ecco, sono stata chiamata a dare appoggio al sindaco Carlucci nella fase di ballottaggio, perché io ricorderò per l'ennesima volta... Voglio essere più chiaro, parlando con alcune persone e leggendo Facebook, sembra che voi siate rappresentanti di quella vecchia politica o di quel vecchio modo di fare politica, il Tisci, il Maurizio, il Piconio, quel vecchio modo di fare politica che questa nuova amministrazione non ha mai visto di buon occhio. Sì. Va bene, allora noi vorremmo capire com'è possibile che se... Noi non ci crediamo a questo. Non ci crediamo. Certo, allora perché, la invito a chiamare in questo studio o facciamo un comizio pubblico. No, c'è allergia per questo studio. Allora, la Cassarmonica. Facciamo un comizio e invitiamo tutti i componenti rappresentanti delle liste civiche, perché io prima stavo facendo una cronistoria. Prima sono stata contattata dai fratelli del sindaco, poi ho avuto un incontro con il sindaco, dopo ho avuto l'incontro con tutti i segretari o rappresentanti delle liste civiche, glieli devo citare? No. Sono Lino Romanelli, Gianni Nettis, Beppe Di Vietri e la Pellecchia, non ricordo un altro, alcuni ragazzi che insomma erano... E che cosa vi siete detti dal punto di vista politico? Tu e i tuoi avete detto che la politica non deve essere fatta da compromessi, non bisogna piegare, bisogna mantenere la schiena dritta. Allora, se... La consigliera Pellecchia dice che ci sono lupi mannari, le civiche a nome del consigliere Chimienti in quest'ultimo consiglio dicono che ci sono, ora non posso ricordare a memoria esattamente le parole, ma si fa riferimento in un passaggio a interessi.